Scusate soltanto l'epoca di Cesare Angiolini che è fatta di canzoni, no? Ve li ricordate i personaggi che lui ci ha raccontato in questi anni? Abbiamo fatto il tour delle canzoni italiane, 3-4 anni fa, le donne della canzone italiana, raccontandoci l'Italia con le donne delle canzoni. Pensate che una di queste donne è una mia donna, una vostra donna, perché le abbiamo fatte nostre i racconti, no? Pensate a questa bambinella in Goppa Quartiere, che riprende anche dentro il libro, no? Questi personaggi che navigano in questo tour incredibile. Pensate a Bocca di Rosa, no? Ognuno di questi nel suo genere ha raccontato e ha rotto dei muri rispetto a delle formalità che erano in vigore da tempo. Via del Campo, no? Pensate come si entra nei personaggi della nuova letteratura, cioè quella mediatica. Ecco, un altro passo importante che fa Cesare come gli americani è far sì che la letteratura sia quella della gente, quella sociale. Cioè, noi abbiamo imparato la letteratura, io ho imparato a scrivere ascoltando le canzoni dei cantautori, tutti noi, da Bob Dylan a De André, a Edoardo Bennato, a De Gregori, cioè, queste sono state le prime cose che copiavo quando ho cominciato a scrivere. Guardate, Bocca di Rosa era stata alla stazione, sì, di Sant'Ilario, no? Viene arrestato dai carabinieri, era una donna invidiata da tutte le altre donne, ovviamente, Bocca di Rosa. Lei è sempre sorridente e fiera di essere Bocca di Rosa. Ecco, pensate a questi personaggi, sono tutti periferici i personaggi di Cesare Giardini, diventano centrali, ma sono assolutamente di una periferia incredibile. Quindi a Cesare interessa molto raccontare la scena. Ecco, questa è, se non sbaglio, Gilda di Marc Mahon, no? Il personaggio della periferia degli anni 50, cioè una prostituta, come lo era Bambinella in Goppa Quartiere, innamoratissima del suo amore, no? Che proprio per lui fa cose incredibili, la chiamavano Gilda, no? Perché era Gilda, in realtà era Rita Hayworth, la grande attrice Rita Hayworth, in questa periferia milanese piena negli anni 50 di industrie, di operai, no? Diventa un mito del quartiere, dove tra l'altro lui ha fatto una mostra proprio con Dai Lazzaro, che si è spostato nel frattempo di sede, e abbiamo potuto raccontare una storia persa, cioè una storia che oramai non ci appartiene più, ad esempio di una Milano di cui facciamo oggi parte, faremo forse parte dell'area metropolitana, che è quella dei navigli, che è quella delle nebbie, che è quella operosa delle biciclette, che è quella operosa di chi andava a lavorare con la fiscetta in fabbrica, che i giovani non conoscono proprio, perché poi negli anni 80 è diventata un'altra, non più quella della giovinezza, è diventata la Milano da bere, dei Terrazzi Martini. Ecco, questa cosa invece è tutta ancora dentro, questa storia dentro i personaggi che lui ci racconta. È chiaro che queste riflessioni sono interessanti, soprattutto per come è stato fatto il libro. Una prima parte del libro, se vuoi farlo vedere un attimo, l'abbiamo pensata diversa da come si fa il catalogo d'arte, è un racconto. Io l'ho riguardato e mi sono entusiasmato di Cesare, di me stesso, dell'editore, della grafica Chiara Tosti, perché è bello da vedere e bello da leggere. Cioè, la mia idea era quella di fare un libro bello da leggere e bello da vedere, soprattutto nell'arte, perché questo non capita più. Se vedete anche i cataloghi dell'arte in giro, foto sparate, non c'è più una parola poetica. Quindi, come dicono certi critici, che per me sono molto distorti, e certi artisti molto distorti, l'artista parla alla sua opera. È una grande bufala, un grande segno di ignoranza, perché gli artisti hanno sempre parlato. Cioè, pensate a quanto ha scritto Leonardo da Vinci, il Bramante, il Caramo, e che ha fatto libri e libri, artisti a 360 gradi. Ed è stato interessante questo dialogo, devo dire, tra tutti, cioè tra committenze, tra gli altri che hanno scritto, tra tutti noi, perché in realtà abbiamo capito che l'arte si parla con tanti linguaggi, perché un linguaggio solo è proprio quello della stupidità, cioè un'immagine della pubblicità ci può abbindolare, tante parole ci possono togliere di mezzo tutti quelli che sono quei meccanismi peccaminosi che un'immagine invece ci può portare dentro. L'arte è fatta di tanti linguaggi, ecco, questa mediaticità dell'arte viene fuori anche dalla musicalità, perché queste sono storie raccontate, sono dei film, quelli di Cesare Giardini. L'ho chiamato tour operator, ma poi ho avuto il coraggio di sfidare un'altra cosa importante. Ho detto, ma Cesare assomiglia molto a Fellini. Se andate a rivedervi le immagini di Fellini, se non avete il libro di Fellini, e questa sera andate su internet e vi vedete i disegni di Fellini, quelli con cui lui scriveva le sue scene,
costruire i personaggi c'è una similitudine fortissima. E allora ecco che questa caricatura del personaggio che in sé acquista, assimila, assorbe tutto quello che un personaggio narrativo deve avere, la trovate anche in questi personaggi del suo racconto. Ecco che vedrete poi come questa affinità proprio di un diapason con Fellini è fortissima, sono personaggi felliniani anche i nostri. Chi è quello? Questo è Mastronardi. Questo è Mastronardi, mi dicevano, cioè quanta fellinianità c'è in questa storia, no? E come lui lo restituisce, come si fa in un film. Allora, il racconto, il titolo del libro, questo titolo lunghissimo, Cuochi d'Italia e opere recenti di viaggi, viaggiatori e compagni di viaggio, no? Lascia intendere come il movimento filmico stesso del racconto ci può portare tante storie, ogni personaggio è una storia. Lo abbiamo diviso in quattro capitoli, uno era proprio quello dei cuochi d'Italia, e questi cuochi sono straordinari. Inizia subito la parata di questi cuochi che di per sé sono identificabili come tali, cioè hanno questi larghi cappelloni bianchi che vanno sulla testa. Ecco, questo è il cuoco di Sorrento che si chiama già? Alfonso Iaccarino. Alfonso Iaccarino, che adesso l'ho portato da lui, che ha voluto comprarlo. Ognuno di loro è un cuoco vero, cioè lui ha ripreso in qualche ristorante che non sai bene in quale Italia, perché questa è l'Italia. Guardando questi quadri è la Lomellina, Sorrento, Napoli. Tu sai che questa è l'Italia, riconosci l'italianità, non sai se sei in Valle d'Aosta, se sei a Sorrento, se sei in Sicilia. Io pensavo che fossero tutti di Sorrento, ma poi ho guardato bene, ognuno di questi è un personaggio con dei segni forti in mano, dei simboli, il coltello, piuttosto che le uova in mano. Ecco, questo codice Giardini che abbiamo già indagato più volte, perché come sapete Giardini ha usato, soprattutto nell'ultimo periodo, linguaggi cifrati che sono messi magari tra le ombre piuttosto che tra una figura e l'altra, cioè nei vuoti potete leggere delle situazioni che vi dicono qualcosa di più rispetto a una lettura normale. Ecco, in qualche modo è stato ripreso anche qui, per cui come vedete la torta sulla ciliegina e la donna incinta, così le cipolle appese piuttosto che le uova, quindi la partoriente. Ecco, tutto questo codice Giardini che in maniera molto popolare giunge a noi, è un mondo affascinante perché ci apre nel quadro delle finestre che solitamente un quadro puramente realista, come potrebbe sembrare Giardini, a una prima lettura sommaria di solito non fa. Quindi ci riapre Chiara Crosti, che è la grafica del libro, complimenti, che abbiamo lavorato fino adesso, ci riapre veramente degli orizzonti che non sapevamo, quindi ogni quadro una storia nuova, ogni personaggio che incontriamo qua dentro ci fa fare un altro film. Ecco, il secondo capitolo sono i viaggi di questi personaggi in un possibile paradiso terrestre, e l'occhio di Cesare è l'occhio del turista, è quello che scatta la fotografia nel momento giusto, nel luogo giusto, e lui il viaggiatore arriva con queste valigie a volte in luoghi impensabili, lui con la valigia, l'uomo con la valigia, e ci arriva sempre con questo senso di aver scoperto la meraviglia. Cioè qui stiamo a un livello quasi di spiritualità, l'uomo con la valigia dentro ha sempre un paesaggio da scoprire, sono i paesaggi nascosti che ci portiamo dentro, ogni viaggio è un portarsi dietro un qualche ricordo, ma tutte le volte quello che scopriamo è il senso della meraviglia. Fa continuare il racconto. Noi abbiamo un viaggio a puntate, quindi non sappiamo dove ci porterà anche la prossima puntata. Per cui noi andiamo in queste città che sono italiane per déjà vu, ma quale città? Ma sono le nostre città, quelle che abbiamo dentro, sono paesaggi nostri, sono personaggi, siamo tutti noi che un pezzo di noi, è un paesaggio di déjà vu. Io sono cresciuto con la televisione era già nata prima di me, ma esisteva Mario Soldati. Mario Soldati aveva fatto questo bellissimo viaggio che si chiamava Viaggio lungo la Valle del Po alla ricerca dei cibi genuini, quindi delle osterie italiane. Era partito dal Piemonte e era arrivato alla foce del Po. E noi italiani, che abbiamo rivisto questa trasmissione anche negli anni 60, 70, abbiamo imparato a conoscere l'Italia, perché l'Italia, sapete, non dopo 60 e 70 anni non parlava ancora l'italiano. Vi ricordo ancora alcuni film di Totò dell'ultima guerra mondiale, dove possiamo vedere che
esistevano i traduttori con piemontese napoletano nei campi di guerra tra i vari soldati, perché non si capivano, il napoletano non capiva, il veneto non capiva. Ecco, vuol dire che questa Italia 70 anni dopo non era ancora unita, anche se nello spirito probabilmente lo era. Di fatto questo viaggio di Mario Soldati ci ha insegnato a conoscere l'Italia, ci ha reso più intelligenti, ci ha fatto conoscere i cibi, e con i cibi, come fa lui in questo discorso, i sapori, i gusti, il cielo italiano, no? Il temperamento dell'Italia. E siamo così cresciuti con una nostra idea che l'Italia non è mai stata veramente unita, è stata unita poi dai media, perché quello che è stato fatto, oggi abbiamo cambiato i dialetti, se guardate le immagini televisive ancora, per chi vedeva il TG degli anni 70 o 60, guardate come parla un romano e guardate come parla adesso, guardate come parlava il milanese una volta, guardate come adesso non si parla più quella tonalità. Siamo cambiati tantissimo e questa storia di Giardini è la storia dei nostri cambiamenti. E quindi, passando attraverso queste città, abbiamo cambiato anche il nostro modo di muoverci, perché se questi viaggi erano fatti con le navi, con i treni, con la bicicletta, oppure anche con la macchina, la locomotiva, con la corriera, con la 500 a piedi, oggi questo sta ritornando perché c'è la crisi, ma ce li siamo scordati per ben 70 anni, cioè usare la bicicletta, usare la corriera, per carità. Oggi è bello riscoprire che fare turismo insieme è una cosa sociale, ma una cosa culturale. E quindi tutti questi valori positivi e soprattutto quelli del cambiamento che dobbiamo necessariamente avere, perché come dico sempre, oramai siamo destinati ad essere cittadini delle megalopoli, queste che sono solo qui in Oriente, adesso nei paesi dell'America Latina, 25 milioni, 65 milioni di abitanti, nel 2025 saranno 75% dei popoli che abiteranno nelle megalopoli. Noi siamo di questi posti, noi avremo un altro compito, quello di conservare la memoria, e credo che Cesare in questo libro, così come è venuto fuori, sia una testimonianza che rimarrà sia a noi, ma a chi potrà leggere questo libro anche negli altri anni. Io vi ringrazio e grazie per essere venuti, se avete delle domande da fare siamo qui a rispondervi. Grazie. Rispondo alla domanda che mi sento fare tutte le mostre da 30 anni e che veramente è divertente. È divertente perché è sempre la stessa domanda, me l'hanno fatta alla mostra, me l'hanno fatta a Trapani e soprattutto me l'hanno fatta nell'ultima mostra. E qual è il significato della mia corrierina blu che metto in molti quadri? Il significato non lo so. La corriera nasce quasi casualmente, l'ho ritrovata in alcuni quadri dei primi anni 70, ma non lo sapevo neanch'io, l'ho vista lì, quindi è nata in questi quadri. E poi poco per volta è diventata un po' una costante, quasi anche una firma in un certo tipo di paesaggi. E allora abbiamo incominciato ad analizzarla, sia io che tutta una serie di critici. Allora, la corriera ha tanti aspetti. Prima di tutto è un viaggiare che non è da soli, ma è in gruppo. Secondo, la corriera arriva in posti dove non arriva né l'aereo, né il treno, né nessun altro mezzo. Certi paesini, ma ancora oggi, mica parlo della memoria. Ci sono dei luoghi dove si arriva solo corriera, parlando dell'Italia, Sicilia, ma anche per dire il Monferrato, che figuriamoci quando cominciamo a parlare della Turchia, del Marocco e cose del genere. Ho un ricordo straordinario delle stazioni delle corriere, sia in Turchia che in Marocco per dire, con a tutte le ore del giorno e della notte migliaia e migliaia di persone con materassi, galline e le cose più strane eccetera eccetera che aspettavano la corriera che le portava nella tal oasi o nel tal paesino, magari 16 ore di viaggio. E quel tipo di corriera lì è quella che mi piace di più, non è quella sulle autostrade, no? E la corriera di quando eravamo piccoli era solo blu, non c'erano le corriere colorate, per cui la mia corrierina azzurra blu
è un omaggio appunto alla capostipite, alla storia della nostra Corriera, perché la Corriera per noi è quella blu, tutte le altre sono un black. E queste insomma sono solo alcune cose, si potrebbe parlare ancora molto sulla Corriera, però ho voluto, ecco, dare la risposta ad una domanda che sento molto frequentemente. Grazie. Questo libro è stato portato adesso a Roma, dove pare che nel mese di settembre-ottobre ci sarà una grande mostra dell'Archivio Centrale dello Stato di Roma Eur, e se si farà questa mostra sicuramente Cesare Giardini con questi lavori sarà uno dei protagonisti. E questo per dirvi che oramai questa lettura che noi stiamo facendo di Cesare da qualche anno, cioè quella che lui è davvero comprensibile, ma proprio anche come diciamo poesia, come emotività, come racconto che c'è dentro, praticamente da tutti, perché tutti quelli che hanno visto questi libri, anche degli stranieri, sono stati molto toccati dalla poeticità del racconto. Questo vuol dire che se oggi, in questo libro, che diventa comunque un caposaldo della sua storia, perché lui non aveva fatto, se non uno negli anni 90, no, di libro, ma una riflessione così profonda non era mai stata fatta su Cesare Giardini, questo può sicuramente dare lustro a Cesare, ma anche a noi come città di Vigevano. Penso che questo sia un atteggiamento importante. Io spero che le città sempre di più siano in grado di promuovere non soltanto i castelli, non soltanto le opere del passato, ma come fanno tutte le città del mondo, di promuovere comunque la loro contemporaneità. E credo che i Giardini, nel bene o nel male che si voglia della nostra storia italiana, rappresenta una parte della storia vigevanese e di un modo di vedere comunque le cose. Quindi io spero che il libro possa veramente essere il primo di una serie, no, lunga, perché la città comunque ha tanti artisti, ha tanti, non solo artisti, ma persone di cultura che questa città non è stata in grado sino adesso, lo dico polemicamente, di portare alla ribalta, e certamente non può farlo solo un curatore, non può farlo solo un editore, cioè bisogna che ci si metta una comunità e che qualcuno prenda davvero questo progetto in mano con la diligenza, perché se poi guardiamo una città di 60.000 abitanti, molti fanno delle cose fuori da Vigevano, in Italia, nella regione, fuori dall'Italia, un po' da tutte le parti, e noi dobbiamo riuscire, come ci insegna Cesare, a mettere insieme l'Italia qui, ma a mettere anche noi stessi su questo modo di lavorare nella cultura. Grazie. Buona serata.